Gli ebook quando sono nati si pensava che fossero il futuro, cioè un giorno la transizione sarà totale, dimenticheremo la carta e andremo Sì, anche io ho sull'ebook. percepito questo tipo di comunicazione, di Esatto. voglia di. Ma in realtà i numeri ti dicono di no. Bentornati a una nuova puntata di Radio E-commerce, alla nostra rubrica dedicata al racconto delle storie di e-commerce direttamente dalla voce dei loro fondatori. E oggi abbiamo il piacere di avere con noi, dopo aver ospitato Brix, Book Dealer con il suo co-founder Massimiliano Innocenti. Ciao Max, come va? Bene, grazie mille, grazie dell'invito. Allora Max, io comincerei subito con una domanda molto semplice, ma che sicuramente aiuterà chi ci sta seguendo. Cosa fate in Book Dealer? Allora, Bookdealer è il primo marketplace per le librerie indipendenti. Sul nostro sito le librerie si iscrivono e possono vendere i loro libri ricreando un ambiente virtuale, riproducendo ciò che è la loro libreria, quindi portando la loro esperienza e i loro consigli dei librai, che sono una cosa unica e irripetibile, che ci differenzia appunto da ciò che è genericamente un prodotto invece statico. E sul nostro sito puoi quindi comprare i libri sostenendo una libreria indipendente o ritirando il libro in libreria o facendoti portare il libro dal libraio direttamente a casa oppure col corriere se non sei coperto dalla zona di azione del libraio. Quindi un servizio a 360 gradi, mi verrebbe da Esatto. dire, e che soprattutto ha questa doppia formula che è una mezzo e-commerce e mezzo marketplace, quindi molto interessante Esatto. come, diciamo, come struttura, forse anche molto innovativa perché non ce ne sono molti, secondo me, in giro. No, esattamente, è una cosa che non c'è, tant'è che anche, vabbè, andando già poi nello specifico, Vai, è vai, vai. completamente custom perché abbiamo dovuto creare appunto una parte nella quale le librerie possono creare i loro percorsi di lettura, possono mettere le loro fotografie, creare la loro storia, dare suggerimenti e invece una parte di front-end invece dedicata al cliente che deve essere guidato in quello che è l'esperienza. Io prima di addentrarci nel tema e-commerce, così a caso ti chiederei che tipo di letture ti piacciono e quale ti verrebbe magari da consigliare, una delle ultime che stai facendo, e poi ti dico Certo, le certo. Beh, ti ringrazio. E questo è un argomento di discussione tra noi founder costante perché in realtà Leonardo ha una casa editrice, il nostro CEO, che si chiama Black Coffee e si occupa di narrativa americana. E quindi se dovessi dare un consiglio non vincolato da interessi comuni, mi sento di suggerire un libro come Lions, che lui ha tradotto, prodotto, tra l'altro ha vinto adesso con una casa editrice il premio come miglior casa editrice italiano, Wow, internazionale. Quindi sono stati grande. Quindi il titolo Lions. Lions, Ok, perfetto. casa editrice Black Coffee. Per Ottimo. quanto riguarda me, invece, io vado sui classici o Sì. fantascienza o grandi classici, quindi diciamo tendo ad andare un po' retro, quindi non sono il massimo da questo punto di vista, soprattutto per lui che va sull'innovativo. E attualmente sto leggendo Asimov, quindi andiamo sempre sul classico, Ottimo. l'uomo che cancellò le tecniche. E anch'io, guarda, condivido un po' però la tua passione, anch'io sono più per libri di fantascienza, sono dalla tua parte, in questo Bene, caso non me ne vorranno i bene, bene. tuoi Ma colleghi, i tuoi no, ma no, sono e il sicuro. tuo gruppo. E, ok, adesso io andrei, come dicevo prima, più all'interno del settore e-commerce, Certo. nello specifico nel vostro settore merceologico, quello dell'editoria, che in questi ultimi 3 anni forse è stato uno dei più dinamici e che ha visto anche molte flessioni. Ti vorrei chiedere appunto di raccontarci un po' cosa sta succedendo prima di tutto e come la state vivendo voi. Anche perché voi, se non sbaglio, siete nati proprio in questo periodo. Noi siamo nati sì, in periodo pandemico, diciamo. Esatto. Sì, noi andiamo a colmare un gap che non era mai stato colmato prima, che è il rapporto appunto con le librerie indipendenti, con il global mass Certo. pubblico, e a colmare appunto un qualcosa che non esisteva nelle grandi catene, che non riuscivano mai a agganciare l'un l'altro. Quindi noi ci siamo messi come, diciamo, tramite per poter costruire un ponte tra i clienti e le librerie indipendenti. All'interno di un mondo che in realtà l'editoria è in crescita, noi possiamo parlare di numeri che sono andati sicuramente a crescere e sotto il punto di vista pandemico le persone hanno letto moltissimo, quindi Assolutamente è stato vero. uno sviluppo importante e una crescita importante. Ciò che deve essere mantenuta invece è la costanza nella vendita, perché l'editoria produce moltissimo, le case Sì. editrici sono oberate di produzione di titoli per potersi permettere di rimanere sempre aggiornati, sempre in prima pagina. Questo porta a delle flessioni importanti. C'era un articolo in Germania, stanno chiudendo un sacco di librerie e anche case editrici perché
questo overbooking, sì, diciamo, porta però a dei costi che però sul lungo periodo non sono sostenibili. Quindi noi si cerca di dare, oltre a quello che sono i canali classici, certo, un ulteriore punto di aggregazione e di possibilità per, sia per l'editoria che per le librerie, di vendere, di farsi conoscere. Quindi. Certo, certo. E in termini di invece appunto clientela, target, certo, e avete un vostro target particolare che seguite? O perché fate una comunicazione molto interessante sui social, poi ne parleremo anche di questo. E volevo appunto capire lato cliente come magari vi muovevate in modo tale, certo, anche da poter dare qualche consiglio, spunto anche a chi ci sta ascoltando, podcast o video, insomma. Sì, noi cerchiamo di fare una comunicazione che sia fresca, però comunque tenendo sempre in considerazione ciò di cui andiamo a parlare. Quindi non cerchiamo di andare troppo sulla commedia o quant'altro. In questo momento cerchiamo di raccontare delle storie, perché questo nostro è un prodotto che deve essere raccontato, è un progetto, verissimo, che deve essere raccontato. Quindi ad esempio ora stiamo andando molto con produzioni di video da parte dei librai o da parte di noi founder. Quindi facciamo dei video dove raccontiamo il progetto, raccontiamo cosa facciamo, raccontiamo come alle librerie questo ha portato dei benefici. Se parliamo di librerie, hanno avuto il 15-25% in più di vendite, wow, da quando sono con noi. Quindi chiaramente è un progetto che devi sposare, devi sapere anche utilizzare. Assolutamente. La libreria che atterra sopra è come quando compri qualcosa, apri un sito, metti una goccia nel mare, cioè, certo, devi lavorare anche te per far sì che il prodotto funzioni. Ma le librerie che sono che hanno capito come funziona e come sfruttare questo sistema, e che per loro può essere solo un beneficio nell'amplificazione della comunicazione, quindi la comunicazione della libreria singola amplificata dalla comunicazione che può avere una risonanza con un sito intero, certo, porta molti benefici. Puntiamo come categoria, abbiamo visto, va dai 18 ai 35 anni, andiamo molto molto forte. Bene. La categoria 35-45 anche, cerchiamo di agevolare sotto quel punto di vista un po' di transizione, perché okay, che certo, magari quando atterrano sulla piattaforma notiamo qualche che si perdono un po' nei passaggi del sito, e infatti stiamo tra l'altro per lanciare tutto un nuovo processo di checkout che uscirà credo già lunedì. Ah, wow, proprio sì, adesso. Sì, perché la particolarità del nostro business impone che anche se tu fai una consegna con magari dropshipping, sì, debba essere collegato a una libreria. Cioè anche in quel caso la libreria non fa niente, noi abbiamo introdotto questo sistema, la libreria, certo, è chiusa, ora vanno in ferie, attivano il dropshipping, quindi loro guadagnano chiusi, senza far niente. Quindi mi raccomando, se ci sono librerie indipendenti che comunque stanno seguendo questa puntata, aprite bene le orecchie, perché questa davvero è davvero un'opportunità, a mio modo di vedere, incredibile, e anche perché è una bellissima unione tra un mondo come quello appunto della libreria, cartaceo, si sfoglia il libro, certo, prima, certo, di andarlo a comprare, molto sensoriale, con un altro mondo invece che appunto è quello digital, e permette, come dicevi benissimo tu, comunque di amplificare quello che è il proprio messaggio usando come cassa di risonanza proprio Book Dealer. Quindi mi raccomando, se volete informarvi, poi alla fine vi faremo anche lasciare tutti i contatti. Io andrei avanti adesso e ti chiederei di parlarci un po' proprio dell'aspetto strutturale del vostro e-commerce, quindi quali piattaforme utilizzate, cosa utilizzate per le vostre spedizioni e come le organizzate. Certo, allora dunque, come ti dicevo prima, noi abbiamo una parte, è un sito completamente custom, abbiamo, sì, quindi fatto una parte front-end aperta al pubblico in modo che possano interagire, certo, le persone col sito agevolmente, una parte back-end nella quale tutte le librerie devono avere la possibilità di lavorare, elaborare gli ordini, ricontrollare le spedizioni, controllare cosa hanno ricevuto, quando sono state pagate, cioè, hanno tutta la parte del back-end, aggiornare la loro pagina, insomma una sorta di Facebook, esatto, esatto, della libreria interna. E questo ha comportato un enorme lavoro dal punto di vista di creazione e di sviluppo. Sì, sì, sì. Per quanto riguarda invece poi le piattaforme che utilizziamo, noi andiamo, diciamo, a livello di pubblicità, andiamo su Facebook, Instagram. Dovremmo aprirci a breve con TikTok, abbiamo preso ora una nuova, è necessario. Non ti nascondo, siamo un po' spaventati, perché il nostro messaggio, il nostro prodotto è un po' particolare, certo, quindi TikTok può essere un'arma a doppio taglio. Sì, perché come dicevi tu, comunque essendoci l'esigenza di raccontare, TikTok potrebbe anche risultare in certi casi riduttivo, esatto, quindi proprio anche lì bisogna trovare l'ennesimo
mix perfetto tra una comunicazione sintetica e allo stesso tempo che faccia uscire fuori il valore del progetto. Esatto. Però bravi, perché rischiando comunque... di non scadere nel ridicolo, perché TikTok può portare a questo. Però insomma, ci sono le persone che abbiamo preso che sono veramente molto brave, sono sicuro che faranno un ottimo lavoro. E, per quanto riguarda invece tutta la parte di spedizioni, noi abbiamo iSendU che ci aiuta tantissimo, se devo essere onesto, anche perché noi lavoriamo con più corrieri anche in base alle zone di spedizione. Sappiamo che a Genova determinate determinati corrieri non vanno, certo. Insomma, ho detto Genova perché mi veniva sempre in mente, non se la prendono le persone che ci ascoltano, non è che non funziona a Genova, cioè determina, non dico però cioè, si sa che lì un determinato corriere funziona benissimo, sai che invece sulle isole quello stesso corriere non funziona, come hai sentito, riusciamo a coniugare benissimo, certo. Quindi quando le librerie ci chiamano alla spedizione, noi mandiamo il pic e gli giriamo tutto quanto tramite voi, quindi questo è il funzionamento interno, abbiamo una persona che si occupa bene. Io poi volevo chiederti se c'era qualche elemento che all'interno del vostro e-commerce in un certo senso vi differenziasse dai competitor, che a mio modo di vedere comunque non sono tanti, perché come ho detto all'inizio il vostro modello è raro in questo momento, certo. E poi se ti andava di parlarci, per chi magari legge libri e quindi è appassionato e ha bisogno di sapere quando un libro è uscito, quanti ce ne sono pronti in stock, quanto appunto è raro in base all'edizione, raccontaci anche di quella logica del semaforo, certo, che c'era all'interno. Giusto. Allora, dunque, cos'è che ci differenzia? Allora, come ti dicevo prima, abbiamo dovuto migliorare il processo di checkout, perché noi dobbiamo sempre collegare l'ordine alla libreria, quindi questo ti comporta di aggiungere dei click, perché c'è la libreria intorno a te, devi scegliere quale libreria vuoi sostenere, ce ne possono essere più di una, il cliente come sappiamo è pigro, purtroppo, cioè al secondo click molla tutto e va via, quindi abbiamo ottimizzato questo processo, è una cosa che non fa nessuno, abbiamo un cashback. Poi anche questa è una cosa che non ha nessun e-commerce. Noi rendiamo il 2% del cashback spendibile sulla piattaforma in caso di acquisto di un libro sul book dealer. Per quanto riguarda invece il procedimento del semaforo, noi quando abbiamo aperto il nostro e-commerce il 27 di agosto di 2 anni fa, è esploso l'universo, perché avevamo detto, tanto sapevamo che come ogni piattaforma avremmo potuto avere dei problemi, quindi non eravamo pronti, lo sapevamo benissimo. E allora abbiamo detto, bene, andiamo online, non lo pubblicizziamo, non diciamo niente, magari facciamo un po' di area test fra amici e parenti, in sordina. Giusto, giusto. Articolo del post, il giorno stesso che siamo usciti, sono arrivati tipo 400 ordini in un giorno all'apertura. Sì, hai ragione, però avevamo dei problemi. Quello che non sapevamo è che quando prendi la lista dei libri, perché per avere ogni volta che qualcuno vede un catalogo online, in realtà è tirato giù con la copertina e con l'immagine da una lista. Quella lista è composta da ISBN, che sono i codici che identificano il libro e l'edizione. Spessissimo, siccome è un costo, gli editori non cancellano quando un ISBN non è più disponibile, quindi ci sono arrivate un sacco di richieste del Signore degli Anelli prima edizione, firmato da Tolkien, che dovevamo spiegare candidamente al cliente che non era possibile ricevere almeno non a breve. Quindi a quel punto cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un accordo con il principale grossista italiano, che ci informa delle disponibilità di quel titolo, della facilità di reperibilità di quel titolo all'interno dei magazzini. Quindi se sulla nostra piattaforma hai un semaforo verde, vuol dire che questo libro è facilmente reperibile. Giallo, più difficile, può essere come magari c'è una copia in giacenza, anche perché poi noi andiamo a sfruttare anche le giacenze delle librerie, che però te le comunica il libraio nel momento in cui arriva l'ordine. Certo, quindi la comunicazione potrebbe essere magari con un po' di ritardo. Imprecisa a volte. Sì, noi abbiamo sviluppato un sistema di email, di avvisi tramite email, in cui il cliente viene sempre informato: guarda, abbiamo ricevuto il tuo ordine, guarda, il libraio in questo momento sta guardando a scaffale, guarda, ci vuole un pochino più di tempo. Noi circa ogni 12-24 ore mandiamo una mail per aggiornare. Questo è importantissimo, è una cosa che diciamo anche sempre in iSendU, comunque la comunicazione è costante, soprattutto in fase di spedizione.
è fondamentale perché tranquillizza il cliente, fa sentire la presenza appunto dell'e-commerce e allo stesso tempo appunto migliora sempre di più inevitabilmente l'esperienza di acquisto. Esatto. Il cliente deve sapere dove ha speso i suoi soldi, deve sapere dove sono, deve sapere quando arriva e se non arriva deve essere informato in merito, perché può anche Assolutamente. succedere questo, magari un libro è andato, era rimasta una copia nei magazzini, è andato esaurito e Una coppia semaforo giallo, semaforo rosso. semaforo giallo scuro. No, più facile ti appaia il rosso perché altrimenti per noi è più complicato dover dire che non ce n'era o comunque Certo. dover annullare l'ordine, però insomma con questo sistema abbiamo agevolato molto la questione e a fine giornata comunque abbiamo la comunicazione dei morti, che chiamiamo così, che vengono comunicati degli ISBN che noi cancelliamo a mano, paradossalmente facendo un favore all'editoria perché gli editori Certo. non lo cancellano, perché per loro è un costo. Ah, quindi lo fate voi Facciamolo direttamente? direttamente, magari durante il Ok. giorno ne abbiamo 10, 15. Beh, questo è comunque un servizio in più anche che Sì, date è un a servizio in chiunque più. visiti il vostro e-commerce, Esatto, quindi esatto. Tanto bravi voi. però uscendo 265 titoli al giorno, capisci Chi è il chi fortunato? è il fortunato, non lo sapremo Lo mai. estraete ogni volta. Ok Max, allora io andrei verso la conclusione prima di arrivare al nostro unboxing, dove ti aspetto un bel regalo. E ti farei le ultime due domande che sono più, diciamo, una mia curiosità. Cosa ne pensi dell'unione tra audio e lettura, quindi banalmente degli audiolibri, e cosa ne pensi anche, diciamo, di questa trasformazione, inevitabile appunto alla modalità di lettura su ebook? Allora, parto onestamente, io Vai. sono un grandissimo fruitore di audiolibri, anche perché nelle nostre giornate frenetiche di 48 ore su 24, magari è anche arrivi la sera e sei anche stanco per quanto mi riguarda, magari io, quindi io approfitto, ma quando vado a correre io ascolto gli audiolibri. Quindi secondo me è importantissimo, è uno sviluppo in più, tant'è che andremo a integrare gli audiolibri all'interno Ah, della nostra molto figo. piattaforma. E questo si ricollega alla tua domanda giustissima sugli ebook. Gli ebook quando sono nati si pensava che fossero il futuro, cioè un giorno la transizione sarà totale, dimenticheremo la carta e andremo Sì, anche io avevo sull'ebook. percepito questo tipo di comunicazione, di Esatto. voglia, di. Ma in realtà i numeri ti dicono di no. Cioè c'è stata una crescita, c'è un mercato parallelo a quello del libro cartaceo, ma è impossibile che il digitale vada a intaccare il cartaceo, cioè i numeri parlano molto chiari, le persone comunque vogliono il cartaceo. Certo, c'è un gruppo, magari hanno entrambi, eh? Cioè, No, si beh, è comprano il vero. cartaceo e poi si comprano Sì, l'ebook. anche perché penso che siano comunque due segmenti diversi a Sono segmenti volte, diversi, esatto. e soprattutto che si possano utilizzare tutti e due gli strumenti, quindi il libro fisico piuttosto che l'ebook, in momenti completamente diversi. Faccio un esempio: tu prima hai parlato di andare a correre con le cuffie e ascoltarsi un libro, io allora ti dico, magari in viaggio, faccio un viaggio, so che starò tanto tempo fuori, portarmi 10 volumi. Nonostante magari sia davvero bella la sensazione di averli lì sempre a disposizione, può essere scomodo, pesante, e la soluzione potrebbe essere appunto l'ebook. Quindi si tratta anche poi magari di strumenti digitali che non per forza danneggiano quello che c'era prima, ma possono potenziarlo in certi casi. Assolutamente Quindi. sì, e noi infatti quello che andremo a breve a fare è questa integrazione, perché già fu fatto in passato un esperimento di vendita di ebook nella libreria fisica Ah, e andò ok. male. Cioè nel senso, nel momento in cui il cliente entra non comprerà mai un No, ebook, certo. ma il contrario secondo me sì, e sarebbe il primo caso in assoluto in cui tu hai un acquisto di ebook che va in una libreria. Wow, fammi sapere come va dopo. Sì, Sono abbiamo curioso. già Sono delle molto curioso. relazioni in ponte per questa introduzione. Sì, Molto sì, sì, sì. bene. Bene, Max, allora siamo arrivati al momento dell'unboxing. Quindi io direi di cominciare prima co di cominciare col tuo regalo. Ti consegnerei quello che ti ha lasciato Marco di Bricks. Ci è andata bene perché questo regalo era per coppie. Max, fortunatamente, è accompagnato nella sua È vita, quindi accompagnato. sarà sicuramente un regalo molto utile. Io lo prendo, prego. Grazie. Prendi, no, prendi pure Posso direttamente, prendere? sì, Lo prendo. il regalo.
E faccio una breve spiegazione. Sì. Questo regalo che ci ha lasciato Marco Mattio di Bricks è un loro prodotto successivo al lancio del loro prodotto di punta che si chiama Love Island, questo si chiama Love Mountain, e serve per migliorare la relazione di coppia tramite questo gioco, perché poi questi qua, questi prodotti sono tutti giochi, utili appunto a far prendere del tempo e da dedicare alla coppia. Quindi grazie, che sia anche un augurio, dai. Sì, poi gli lasciamo una recensione, insomma. Ottimo. Grazie, grazie. Poi mille. Comunque loro hanno scritto anche dei libri, quindi eventualmente. Ah, perfetto, più che volentieri, grazie davvero. Questo lo useremo volentieri. Lo appoggio momentaneamente. Sì, qua. Sì, sì, figurati. E a questo punto direi di procedere col tuo passo regalo per il prossimo e-commerce che ospiteremo all'interno del cavò. Io, prima di impacchettarlo, ti chiedo di raccontarci. Far vedere. Sì, assolutamente. Allora, assolutamente. Queste sono delle gift card spendibili sul nostro sito e sono acquistabili. Quindi ci sono queste gift card che ti consentono appunto di acquistare col nostro codice sulla piattaforma. Per favore di camera, almeno poi faranno lo zoom. Esatto. Di acquistare sul nostro sito, hai un buono spendibile. Noi abbiamo messo due gift card da 10 euro, quindi possono acquistare prodotti col cashback anche. Ottimo. Poi abbiamo messo due segnalibri, così che arrivati, non bastano mai, non quelli. Bastano mai. Quelli io li perdo sempre. Esatto, questi te ne diamo quanti ne volete. Ok, allora possiamo impacchettare. Perfetto, questo qua è. E vedremo poi la reazione di chi lo riceverà. Bene, 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 bene. Bene, allora io, Max, ti ringrazio davvero tanto per essere tornato qui da noi all'interno del cavò e averci raccontato cosa fate in Book Dealer, averci anche raccontato qualcosa sul settore e averci dato anche molti spunti. Io chiudo questa puntata ricordandovi che Radio E-commerce è un podcast I Send You. Potete trovarci, se volete più informazioni, sul nostro servizio che, ricordo, automatizza le spedizioni con pochi clic e sta dando anche tanti nuovi strumenti per il post vendita, per la comunicazione durante la spedizione, come raccontavamo prima. Quindi se volete informazioni, isendio.com o isendio.it, se ovviamente volete leggerci in lingua italiana. Ringrazio di nuovo Max e vi saluto. Grazie. E ci vediamo alla prossima puntata di Radio E-commerce. Ciao.